shout, a new style is growing. But it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. Tifosi nerazzurri, bentornati a Successi, la trasmissione che vi racconta le vittorie dell'Inter di Massimo Moratti. Questa oggi è puntata importantissima, parliamo infatti del mondiale per club. L'Inter si qualifica in virtù della vittoria della Champions League nel 2010 e accade l'imponderabile, nel senso che l'Inter in finale si aspettava di trovare un'altra Inter, ovvero l'Internazionale di Porto Alegre, formazione brasiliana che ha vinto la Coppa Libertadores, l'equivalente della Champions League per il Sud America, e invece appunto accade un qualcosa di non prevedibile. L'Inter vince la sua semifinale in maniera piuttosto agevole, 3-0 contro il Seongnam in virtù delle reti di Stankovic, di Capitan Zanetti e di Diego Milito. L'Internazionale invece perde contro gli africani del Mazembe, che diventano così l'avversaria da battere per poter diventare campioni del mondo. Questa squadra le finali non le sbaglia, non fa eccezione il campionato del mondo per club. Rivediamo allora quella storica vittoria. È iniziata la gara, palla giocata da Kivu, palla in profondità, cerca la veloce con Eto'o, attenzione, palla dentro per Pandev, solo Pandev, è gol, 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 Pandev, Inter in vantaggio, guarda qua l'assist di Samuel Eto'o, che gran palla che gli ha messo Eto'o, controlla e poi colpo proprio di punta, perché dice la voglio mettere lì, guarda, là, là, tac. Palla giocata, Pupi la recupera, al coach, attenzione, brava ad andare dentro, palla ancora per il capitano, guadagna al fondo, cross, calibrato, Pandev, Eto'o, carica il destro, il tiro, Eto'o, 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 e sono due, grande giocata Eto'o, guardate che pallone angolatissimo. Ripartiamo con Goran Pandev, cerca Milito, filtrante, il principe, è solo, il tiro, ancora, ancora chi di Aba, ancora chi di Aba. Scambio con Kabungu, Kabungu va il cross immediato, verso il centro, il tiro, la grande parata, il tiro, ancora Giulio, ancora una mischia, attenzione, via viene il corner. Palla giocata da Kabungu che è un po' ovunque, prova con un'azione personale, Pandev gli porta via la sfera, poi Decchi vede partire Bebiani, cerca di servire Bebiani, solo, solo, Bebiani, salta il portiere, è gol, 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 il primo gol in maglia nerazzurra di Tejerbe, Bebiani! Guarda il cronometro del direttore di gara e lo dice, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, l'Inter è campione del mondo! Eccolo Pupi, che alza ed è pronto a far capire che l'Inter è sul tetto del mondo, campioni del mondo, l'Inter è campione del mondo, l'Inter è sul tetto del mondo, Kabuki d'oro, l'oro della squadra più forte del mondo, è la nostra Inter, è la nostra Inter nell'anno 2010, il 2010 è l'anno dell'Inter. 3-0, una vittoria mai in discussione. L'Inter si gode la festa, succede però qualcosa di particolare nel post partita. Rafael Benitez rilascia delle dichiarazioni un po' strane, delle dichiarazioni che fanno decidere al presidente Massimo Moratti di terminare il rapporto con il tecnico spagnolo. Comunque sia, la gioia per tutti i giocatori è grandissima per essere tornati sul tetto del mondo. Sentiamo le parole degli spogliatoi. Pandev, felicità per il gol e per la vittoria finale. Una bella palla di Samuel e poi è andato tutto bene, poi è importante che abbiamo vinto, questo per noi è molto, molto importantissimo perché volevamo vincere questo torneo, questa coppa e siamo felici. Poi Biabiani che ha segnato stasera la prima rete in nerazzurro.
uno dei più belli giorni della mia vita, quindi era per noi importante vincere e poi poter sbloccarmi in questa competizione è molto molto bello. Il capitano sottolinea come sia stata una vittoria frutto di un cammino iniziato molti anni fa. Campione del mondo, meritato, perché credo che ho pensato prima alla partita che questo percorso è iniziato con la prima Coppa Italia di Mancini, e 6 anni fa. In questi 6 anni credo che mancava questo trofeo, e credo che ancora non ci rendiamo, parlavo con Diego prima, ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, sinceramente per noi è molto importante. A Viera anche una dedica molto speciale da fare. A Pau, a Sol, a Ignazio, a tutta la tifoseria interista che aspettava questo momento, al nostro presidente, alla famiglia Moratti, a tutti perché credo che questo successo è molto meritato, soprattutto per come è arrivato, e credo che siamo nella storia. E se mi metto a pensare, nessuna società, nessuna squadra nel calcio italiano ha fatto come noi, e credo che questo bisogna sottolineare, soprattutto quando ci arrivano le critiche che magari delle volte sono un po' esagerate. Giulio Cesare invece torna a parlare della partita. Tutti adesso andranno a dire che era una squadra scarsa, una squadra africana, però la cosa più importante è che noi abbiamo fatto il nostro gioco, siamo scesi in campo con tanta umiltà, no? Abbiamo fatto secondo me una partita perfetta in tutti i sensi, diciamo, in attacco, in difesa, penso che tutti sono stati bravi. Ma qual è stato per Dejan Stankovic il momento più bello dell'intera annata 2010? Immagini quest'anno rimane quando abbiamo alzato la coppa, cioè incorniciare quello, perché giocando un finale di Coppa del Mondo per il club rimane al top, perciò significa che nel passato hai fatto una stagione da paura. Cordoba prova poi a spiegarci cosa si prova ad essere campioni del mondo. È indescrittibile, io penso che sensazioni come queste uno vuole che non so, sentirle per tanto tempo, purtroppo durano poco, ma è bellissimo essere sul tetto al mondo, è una cosa che non si prova sempre. Io ho aspettato 12 anni per giocare un mondiale e sono riuscito, e grazie a Dio abbiamo conquistato questo mondiale. Cambiasso, con stasera, ha superato Di Stefano, diventando il giocatore argentino più titolato della storia del calcio. È sicuramente una sensazione di orgoglio per il giocatore, il mito che in questo momento ho la possibilità di superare come Alfredo Di Stefano a livello personale con questi 22 titoli, ma soprattutto credo che la vittoria di tutta una società. Mi conoscete, non è la sera che parlerò di me, sino che è la sera che bisogna parlare di un Inter che ancora fa la rincorsa verso l'istoria, più che rincorrere Cambiasso in zona mista, è un Inter che rincorre l'istoria, che vuole scrivere ancora pagine importanti, e soprattutto una vittoria di tutti i tifosi che lo aspettavano, della società, del presidente e di tutta la sua famiglia che hanno avuto la fortuna di vivere una sensazione simile 45 anni fa e che adesso ne abbiamo potuto riportare questa gioia. E infine spazio alle parole del mister. Sì, la motivazione era facile perché tutti volevano vincere, no? All'inizio che avevano vinto tutti volevano vincere, questa era la cosa più facile per me, la cosa più difficile era controllare un po' questa voglia di vincere e non fare errori, no? Abbiamo parlato dell'importanza di non avere cartolina gialla, cartolina rossa. Io penso che le ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro, la testa sempre giusta, preparato tutti per fare lo che dobbiamo fare. Mi è piaciuto molto questo atteggiamento della squadra, a livello tattico, a livello fisico abbiamo andato dove possiamo, ma a livello mentale, a livello tattico mi è piaciuto molto. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Successi, che torna settimana prossima, perché nel frattempo l'Inter nella nostra cronistoria ha cambiato allenatore di nuovo, è stato esonerato Rafael Benitez, è arrivato Leonardo, altro allenatore con cui l'Inter arriva alla vittoria di un trofeo importante come la Team Cup, che sarà anche l'oggetto della puntata di settimana prossima. Arrivederci a tutti.